Sono molto invidioso perché questa pianta sta diventando la pianta più famosa di tutto YouTube e non sopporto questa gelosia più. Sto per uccidere te, pianta. Ragazzi, oggi siamo qui perché volevo parlare del tempo e non sto parlando del sole e le nuvole, sto parlando di orologi. Quando fai una cosa, quanto dura una cosa, non sapevo descrivere il tempo perché in italiano tempo significa un'altra cosa. Non saprete quante differenze ci sono del tempo tra l'America, il Giappone anche e l'Italia, ce ne sono tantissime e dovevo, cioè era ora di farne un video. Quindi ho diviso questo video in quattro categorie, iniziamo con la prima categoria. Iniziamo con la prima categoria che sarebbe il tempo, ovvero quando fai certe cose del giorno. In Italia tutto è fatto più o meno ugualmente a in America, solo 2 ore dopo. L'ora di svegliarsi, l'ora di fare colazione, l'ora di pranzare, l'ora di cenare e l'ora di andare a dormire. Anche gli orari di lavoro. Considerando anche che di solito una pausa pranzo è più lunga qui rispetto a in America, ma insomma tutto è 2 ore dopo. Pranzo in America è a mezzogiorno, mentre qui circa l'1, anche le 2. Cena, lo so, sto per deludervi, ma cena in America si fa alle 6 di sera, in Italia anche alle 9 o addirittura alle 10 a volte. E nella mia esperienza gli americani vanno a letto prima degli italiani, anche alle 10 o 10 e mezzo. Dormono. In Italia è difficile trovare qualcuno che va a dormire prima di mezzanotte se non ha più di 60 anni. Per quanto ne so, comunque. La seconda categoria, e forse la categoria più importante, è essere puntuali e come funziona in paesi diversi. Lo sai già quello che sto per dire? Immagino di sì. E cosa significa questo? Se sai già quello che sto per dire, lo sai che in Italia si è spesso in ritardo, anche molto si è tardi. In America si è puntuali. La prova di questo è che ho un nuovo corso di kickboxing che inizia alle 7. Io arrivo sempre alle 6:50 e sono sempre il primo. Tutti gli altri arrivano tra le 7 e le 7:10, in quell'intervallo. E comunque, ragazzi, il corso deve iniziare alle 7. Ma tutti vengono alle 7:05. Arriva prima, per favore, arriva prima dell'ora in cui si inizia. Questo vale tantissimo anche per appuntamenti tra amici o anche colleghi. Se diciamo ci vediamo alle 9, certamente alle 9 non ci vediamo effettivamente. Quindi perché dirlo? Non capirò mai questa cosa. Ma bisogna andare puntualmente. Se dico ci vediamo alle 9, per favore, vieni alle 8:59. La terza categoria è proprio quanto dura la durata di un qualsiasi appuntamento, perché mi sono reso conto ancora che la durata è sempre più lunga in Italia rispetto a in America. Un pranzo dura molto di più qui. Cioè magari scendo a vedere la nonna in Italia, quello deve durare almeno un'ora. Se vado a vedere la mia nonna in America, può anche durare 5 minuti. Se devo andare a lasciarla qualcosa, posso fare ciao, ciao nonna, ci vediamo. 5 minuti. In Italia devo entrare, devo abbracciare, baciare, sedermi, vengo offerto un caffè, un tè, dei biscotti, dei cracker e devo mangiare e bere tutto. Devo parlare a lunghissimo come sempre e alla fine l'appuntamento dura. L'ultima cosa che volevo dire al riguardo è che quando un appuntamento sta per finire, quel saluto finale dura quasi la stessa durata dell'appuntamento stesso, ovvero dire ci vediamo alla prossima dura tantissimo perché fai tipo ciao, allora devo andare. Ti alzi, vai un passo vicino alla porta, poi una nuova conversazione inizia. Parli per 2 ore di quella conversazione e ora faccio un altro passo vicino alla porta e dico ok, ciao, allora vado. Un passo in più, 2 ore di conversazione. Mancano 2 passi, sono quasi alla porta, apro la porta e qualcuno dice: ma senti, quella giacca ti sta molto bene. Psh,
chiudo la porta, riniziamo per 3 ore. Avete capito? Un saluto dura tantissimo in Italia. In America fa così. Sì, apri, chiudi, va, via. Me ne sono andato subito. La durata di un saluto è molto diversa. E l'ultima categoria è proprio la durata di un pasto. Lo sapete perché l'ho detto molte volte su questo canale, che agli italiani piace molto parlare a lungo, anzi per tanto tempo. Detto questo, naturalmente un pasto dura molto di più in Italia. Ad esempio un pranzo durerebbe anche 90 minuti. A volte un pranzo in America può anche durare 15 minuti perché non ci interessa parlare di niente. Vogliamo mangiare velocemente e andarcene. Quindi 15 minuti, 90 minuti. Ho sentito storie di matrimoni in cui si inizia a cenare verso le 3 e si finisce di cenare alle 3 di mattina. Sì, 12 ore di cenare ad un matrimonio. Quello mi sembra esagerato, però può capitare, non lo so. In America ad un matrimonio una cena durerebbe comunque forse al massimo 90 minuti. Quindi ecco, abbiamo capito pure la differenza delle durate tra l'Italia e l'America. Quindi ragazzi, mi fermo qui, è stato un piacere. Iscrivetevi, accendete quel bel, non so, campanello, cioè notifiche se vi piacciono i miei video. E ragazzi, ci vediamo. Però lei non la vedrete mai più, spero. Alla prossima, peace.